Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'assessore Marco Brembila, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Bergamo. Parliamo di cantieri perché l'estate è un periodo di grandi movimenti, di grandi cantieri, di grandi lavori anche per Bergamo e volevo subito farle due domande, che ci sono due cantieri importantissimi che avranno delle ripercussioni anche sulla viabilità. Uno è sullo snodo di Ponte Secco e l'altro è invece un lavoro di drenaggio, se così si può dire, di Via delle Valli. Di che cosa si tratta, assessore? Allora, per quanto riguarda il nodo di Ponte Secco, si tratta di un accordo siglato con il Comune di Ponteranica che ha provveduto a realizzare il progetto, mentre noi realizzeremo a nostra volta le opere per un valore a base d'asta di 150.000 euro. I lavori consistono sostanzialmente nella riduzione dei marciapiedi che attualmente sono superiori alla misura minima fissata dalla legge, che è 1,50 m. Questo restringimento dei marciapiedi conseguentemente porta un allargamento della carreggiata e questo significa che riusciamo a creare, almeno nell'ultima parte, due attestazioni, che significa non due corsie come da codice della strada, ma due attestazioni, cioè due macchine che possono mettersi a fianco. Chiaramente non è risolutiva di tutto il problema, risolutivo di tutto il problema del nodo di Ponte Secco, per il quale la provincia sta lavorando, eccetera, e anche il comune. Però è comunque già una prima risposta. Preciso subito che non verranno tolti i birilli resteranno ancora, però il fatto di creare due attestazioni significa ridurre notevolmente le colonne al semaforo all'incrocio con Via Biava. Quando inizieranno i lavori? Allora, i lavori devono necessariamente concludersi, ecco, parto dalla fine, devono concludersi entro l'inizio delle scuole, perché non è possibile andare oltre. Sono previsti 35 giorni, quindi il bando, se non vado errato, di gara scade il 3 di agosto, quindi poi provvederemo alla consegna d'urgenza in modo da farli iniziare subito. Per la verità, i 35 giorni sono abbastanza abbondanti rispetto alle opere da eseguire, però sempre meglio andare cauti, anche perché non dimentichiamo mai che lavoriamo all'esterno, per cui dipendiamo anche molto dal tempo e speriamo Vi siete preso un sia. margine di tempo, Sì, un insomma. margine di tempo c'è, esatto. Il costo di questa realizzazione, abbiamo già detto. 150.000 euro. Ecco, invece il secondo importante cantiere che avrà anche delle ripercussioni sulla viabilità è Via delle Valli. Sì, in Via delle Valli sono iniziate ieri le operazioni preliminari, perché abbiamo scelto questo sistema che si chiama in termine tecnico di incamiciamento, cioè in Via delle Valli ricordo che le tubazioni delle caditoie, quelle che portano via l'acqua piovana, sono, secondo le video ispezioni che abbiamo realizzato, sono completamente invase dalle radici delle alberature che sono presenti nello spartitraffico, così come la condotta principale. L'idea è quella appunto di liberare questi condotti dalle radici, incamiciarli, quindi inserire all'interno una camicia che impedisce alle radici di entrare nuovamente, quindi non ci saranno più gli allagamenti. Al tempo stesso eviteremo il più possibile quello che sarebbe successo se fossimo andati a sostituire le tubazioni, cioè lo spostare il traffico da quattro corsie a due, con le conseguenze che possiamo tutti immaginare, anche perché non saremmo riusciti a stare nella tempistica della chiusura delle scuole e delle ferie di agosto. Anche qui quindi chiusura entro l'inizio delle scuole e No, la chiusura andrà molto più più in avanti. là, ma noi non diamo fastidio perché lavoriamo all'interno dell'aiuola spartitraffico e al di qua e al di là Delle De, corsie. de, delle corsie dove ci sono comunque dei marciapiedi e quindi non riusciamo a lavorare lo stesso. Può essere che una tubazione venga sostituita, nel qual caso vabbè, ci attrezzeremo magari per farla di notte in modo da evitare il più possibile dei problemi al traffico, perché ci sono stato ieri, ammetto che il traffico su quella circonvallazione è
allucinante. Cioè, sono stato lì ieri un'oretta perché stavamo facendo le prove sui pozzetti e c'è un traffico veramente folle che non saprei, per carità, poi se c'è bisogno di fare dei lavori tutti devono imparare a portare pazienza, però se riusciamo a evitarlo è meglio. Ecco, anche qui le chiedo i costi di quest'opera. I costi siamo attorno al milione di euro. Quindi un importante. Sì, perché poi metteremo anche il guardrail al centro perché le piante sono troppo vicine alla strada, quindi non sono a norma del codice della strada, per cui mentre invece ponendo i guardrail noi rientriamo all'interno del codice della strada. Abbiamo qui una fotografia di via Borgo Palazzo, un cantiere che si è concluso, credo. No, concluso no. È in anticipo rispetto alle tempistiche. Diciamo che entro il 7 agosto tutta la prima parte fino a via Torretta sarà finita, quindi riprenderà la circolazione da piazza Sant'Anna a via Torretta. Chiuderemo la terza parte fino a via Madonna della Neve e poi la quarta parte fino a via Camozzi. Che opera si è trattato? Come siete intervenuti qua? Allora, qui era stato posato dell'asfalto con la precedente amministrazione perché c'era una situazione di porfido molto sconnesso, diciamo. Ammalorato, con buche, eccetera. Inizialmente pensavamo di fare una striscia centrale in tritato di porfido, non in catrame, in tritato di porfido. La soprintendenza, secondo me giustamente, ci ha imposto invece di rimettere il porfido perché è un borgo storico, credo bello tanto quanto Borgo Santa Caterina. Devo dire che il lavoro sta uscendo molto bene, siamo in anticipo. Qui devo ringraziare veramente sia l'Associazione dei Commercianti col suo DUC, col suo presidente e anche la popolazione e la rete sociale, perché abbiamo fatto molti incontri preparatori a questo. È chiaro che i disagi non piacciono a nessuno, perché uno non può portare la macchina all'interno del cortile per un certo quid di giorni, eccetera, però al momento, sono stato lì anche ieri, al momento le cose procedono. Quindi lavori quasi in via di ultimazione. Costo invece di quest'opera? Il costo di quest'opera è di 500.000 euro. A base d'asta, poi ci sono tutti gli sconti, però vabbè. Le vediamo qua un pezzo, il tratto che arriva, ecco, lavori finiti. Ecco, il porfido, tra l'altro, che andiamo a posare è molto più grosso di quello precedente e qui abbiamo, fra virgolette, la fortuna che non passano gli autobus, per cui dovrebbe durare molto di più la strada. Però sicuramente una strada in porfido è molto, ma molto più bella rispetto a una strada asfaltata, soprattutto quando parliamo di un borgo. Qui invece siamo alla scuola di Via Codussi. Lunga vicenda. Una lunga vicenda, stiamo realizzando la palestra, giusto? Stiamo realizzando la palestra in netto ritardo, dovuto al fatto che le offerte che ci sono giunte erano tutte offerte anomale, cioè con un ribasso troppo alto. Questo significa che per legge io devo chiedere via via alle varie imprese tutte le motivazioni di questo eccessivo ribasso. Quindi ogni volta bisogna dare dei tempi, ogni volta la commissione deve incontrare l'impresa, finché siamo arrivati all'impresa che ha portato le giuste motivazioni, li ho incontrati settimana scorsa. Cominceranno a fare la parte contro la scuola, stanno montando la gru adesso e a fare le palificazioni che realizzeranno tutte nel mese di agosto e in parte a settembre. Poi verrà smontato tutto perché tanto la palestra è in prefabbricato, verrà montata i primi di ottobre, purtroppo prima non si riesce. Però senza andare a disturbare o a inficiare l'anno scolastico, perché la cosa più importante è che non vi siano dei carichi pendenti sopra la scuola e questo non ci sarà perché monteremo tutto con l'autogru. Comunque, diciamo che ovviamente a ottobre sarà pronta la palestra. No, dicembre. Entro dicembre, sì. Okay. Questo invece è il padiglione
di Ines Lobo alla stazione di Bergamo, che ha fatto discutere parecchio, anche l'opposizione le ha dato un po' di filo da torcere, Sì. e in via di conclusione, di Allora, ultimazione. il padiglione, le opposizioni sono andate a inaugurarlo in occasione di Expo Astana. che si svolge lì. Allora, forse sarebbe il caso di ricordare che questo padiglione ha subito una battuta d'arresto dove io ho deciso, ovviamente ho sentito il sindaco e ho sentito i miei tecnici, di allontanare l'impresa che si era aggiudicata l'appalto perché stava lavorando non male, malissimo. E oggi avremo lì una struttura brutta e probabilmente da demolire. Evidentemente questo ha allungato di molto i tempi perché bisogna fare tutte le perizie delle cose fatte bene, delle cose fatte male. Grazie a Dio non c'è stata causa da parte dell'impresa. Avete rifatto un bando? Abbiamo dovuto rifare il bando con tutti i tempi che la normativa sugli appalti ci impone. Al momento attuale il padiglione è finito, è molto ma molto bello. Si sono trovate tutta una serie di difficoltà che non potevano, che neanche l'architetto Lobo poteva sapere se non andando In fisicamente fase di a realizzazione? costruirlo. Tipo la trave di copertura che sorregge uno sbalzo molto lungo, tipo il fatto che i muri sono stati gettati bianchi senza nessun foro, non c'è nessun foro, quindi sono completamente lisci e sono bellissimi. Abbiamo cambiato il tipo di vetro e mettiamo il vetro rotondo stratificato con un serramento particolare. Quindi tutte queste piccole cose io credo che alla fine, pur nel ritardo, settimana prossima inizieranno a fare gli esterni, però ho chiesto di non rimuovere la recinzione perché gli esterni bisogna aspettare che cresca l'erba, eccetera, eccetera. Quindi quando lo presentiamo e lo inauguriamo arredato, completo, finito, il giorno dopo deve entrare in funzione. Data l'abbiamo qui. Pronti. Ma io credo che per ottobre saremo pronti, sì. Qua invece siamo alla Fara. Pinta. Alla Fara, più precisamente in via Porta Dipinta, dove stiamo completando il rifacimento del marciapiede, ci sono stato ieri in sopralluogo, molto bello. Abbiamo sistemato anche una buona parte di acciottolato nella controstrada, diciamo, quella che gira attorno al campo della Cosa si Fara, vede? e poi andremo a fare però al termine dell'estivo, giustamente. Ci è stato chiesto di farlo al termine dell'estivo, il marciapiede sul lato di Sant'Agostino dal semaforo fino all'ex chiesa. Però diciamo che il marciapiede, quello su Porta Dipinta, che era completamente sconnesso, ieri l'ho percorso tutto ed è veramente bello. L'ha Adesso testato lei, quindi va bene, l'ha testato di l'ho persona. No, testato anche come peso, quindi va tutto bene. glielo chiedo anche perché lei è un assessore che nella vita ha fatto questo, fa questo di mestiere, quindi è molto presente sui cantieri. Qua la vediamo in un sopralluogo al Galgario, un altro Sì. Il cantiere importante. Di cosa stiamo parlando? Galgario stiamo parlando di un accordo importantissimo con Caritas Diaconia che ci mette i soldi, grazie anche a un forte contributo cariplo. Si tratta di tre lotti, un primo lotto che è già in corso, un corso abbastanza avanzato e ricordo che è uno dei progetti del bando periferie. Perché il bando periferie prevedeva non solo progetti dell'amministrazione, ma anche progetti realizzati Questo è il primo di questo bando da periferie. terzi. Questo è il primo che è partito. È il primo lotto che riguarda il lato su Via Suardi e il lato verso la Montelungo. Il secondo lotto, che è stato di fatto approvato lunedì In consiglio con un comunale. ampliamento della convenzione con Caritas Diaconia, permette di demolire. Permettetemi di dirlo, quell'orribile autorimessa in cemento armato che dà sulla torre del Galgario, su quello slargo di fronte alla Montelungo, verrà demolita completamente, quindi recuperata la facciata del convento. All'interno del chiostro sono già stati rinvenuti degli affreschi molto belli e
E poi ci sarà la terza parte che sono gli altri due lati, cioè il lato contro la Chiesa e il lato dietro, sempre a cura di Caritas Diaconia. Non dimentichiamo che andiamo a recuperare un pezzo storico molto importante della nostra città e anche solo, diciamo che nel complesso magari una piccola cosa, però la demolizione. Io ovviamente ho visto il progetto e mi immagino già come sarà la demolizione dell'autorimessa e davanti verrà creata una piazzetta, cambierà completamente la visuale per chi vi passa, ma tra l'altro quando fu realizzata l'autorimessa dalla Polizia di Stato, sotto sono rimaste le aperture, le finestre del vecchio convento, quindi viene riportato alla luce quello che oggi non si vede Nascosto più da se qui. non entrando, ecco. Tra l'altro, di rimpettaio alla Montelungo che state facendo Esatto, anche questi lavori, quindi esatto. anche lì è andata bene. Questo è sempre il Borgo Palazzo. Qua siamo all'interno della Galgaria, Sì. giusto? Qua state facendo dei lavori di, credo, recupero di una. Qui stanno recuperando un solaio a volta che era stato mezzo massacrato, mezzo coperto, eccetera, eccetera. Viene recuperato dove si pensa che ci fosse una volta la sala capitolare. Questo lavoro è un importante, Ma questi lavori. economicamente un bel impegno. È un Ti stiamo bell'impegno parlando di perché quanto? il primo lotto supera il milione di euro, se volete posso esservi anche più precise. Completamente quant'è? Questa è la tabella dell'assessore Brembilla No, che questa è la tabella del bando periferie, è 1.520.000 il primo euro il lotto. primo lotto, poi sono circa 300.000 euro il secondo lotto, cioè la demolizione della vecchia Autorimessa. autorimessa. Ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, che l'autorimessa è in cemento armato e va demolita subito perché siccome è stata innestata nella vecchia struttura, farlo dopo significherebbe magari La compromettere il struttura nel. restauro degli affreschi. E, ne abbiamo parlato con Caritas, abbiamo tutti e col sindaco, e abbiamo tutti convenuto che è meglio ovviamente prima demolire l'autorimessa e poi procedere al recupero degli affreschi. Questo è il Porfido, questo è l'Ineslobo, qua siamo in Sant'Agostino. Insomma, un po' di lavori ci sono. Beh, abbiamo dimenticato, se posso Sì. Ecco, aggiungere, che stiamo facendo Piazza Carrara. io l'avevo qui perché è importantissima, Piazza Piazza Carrara è Carrara. importantissima, anche lì sono stato ieri. Non è facile perché lavoriamo in presenza di due importantissimi musei, qual è l'Accademia Carrara e la GAMEC, che sono sempre, ecco che ci tengo a sottolineare, saranno sempre visitabili, sempre utilizzabili, cioè non è che rifacendo la piazza abbiamo studiato tutti i percorsi alternativi. Ci sono anche delle residenze, adesso è stata riaperta ovviamente al transito a piedi perché è una scaletta via della Noca. Questo è uno dei progetti di riqualificazione delle piazze che ricordo velocemente, è Piazza Carrara, Piazza Risorgimento e Piazzale della stazione Autoline. Un'altra piazza su cui avete lavorato comunque nella cornice è Piazzale della Cittadella, anche lì volevo chiederle. Sì, in Piazza Cittadella, anche lì sono stato ieri, anche lì un po' un caos perché abbiamo ridotto i posti auto, però con molti sopralluoghi dell'architetto Napoleone della sovrintendenza. La parte più delicata era il porticato sotto, che non è un porticato del 1500, ma è un porticato del 1959, rifatto dall'architetto Angelini, però che era completamente sconnesso. Noi l'abbiamo rifatto cercando di salvare il più possibile le pietre, inserendo quelle che oramai era impossibile recuperare, lasciando volutamente dei piccolissimi avvallamenti proprio per ricordare, perché questo loggiato completamente a livello non sarebbe stato il massimo. È finito,
stanno facendo adesso quelle che noi chiamiamo le ombreggiature, cioè I quindi trattamenti i per... trattamenti perché non si veda immediatamente l'astra nuova, che quindi va un po' invecchiata. Poi lo apriremo in modo da consentire il passaggio. Intanto è stata demolita la diagonale, quella pedonale, che viene rifatta, allargata e a filo piazza, perché era causa di numerose cadute, perché c'era un gradino piuttosto traditore. Quindi anche un po' per i disabili, si è guardato anche a Esatto, queste persone, gli anziani disabili, insomma. non la rifaremo più come era oggi, con pietre ad opus incertum, quindi che erano un po' quelle un po' tutte rotte, ma la facciamo con lastre, di sarnico. Abbiamo fatto una prova che è andata molto bene, secondo me starà molto bene. In più facciamo i marciapiedi, Attorno alla piazza. perimetrali, predisponiamo il nuovo ingresso del Museo di Scienze Naturali, mentre aspettiamo per l'acciottolato, perché finché ci sono le macchine significa ogni giorno andare a mettere dei ciottoli, perché c'è anche chi si diverte non solo a parcheggiare, ma anche magari un po' a Sento una sgommare, domanda un come po' si scomoda, dice. perché comunque questa piazza Cittadella dovrebbe essere liberata, come avete promesso, con Piazza Angelini nel momento in cui verrà realizzato il parcheggio alla Fara. Un parcheggio che è contestatissimo, ma che avete ereditato di fatto e che dovrebbero partire giorni i cantieri anche qui. Però Sì. questo permetterà, una volta realizzato, di liberare queste due piazze, quindi... Ecco, non vorrei entrare nel discorso No, ne del facciamo un capitolo parcheggio, a altrimenti parte. No, no. stiamo qua fino a domani. Però questo permetterà di liberare tutta una serie di piazze, tant'è vero che io ho già il progetto pronto di Piazza Angelini, che chiunque va a vederla non può non dire che è un'assurdità che sia costantemente occupata dalle auto. Una piazza piccolina, in mezzo alle case, è un'assurdità. Ho rinviato il rifacimento perché io mi rifiuto di rifare una piazza dove poi tornano Diventa le un parcheggio di macchine, fatto. significa che dopo 2 anni io devo tornare a rifarla. Quella sarà per esempio una delle piazze che verrà liberate una volta pronto il parcheggio della Fara. Perfetto, l'estate calda dell'assessor Brembilla con questi cantieri. La ringraziamo per essere venuto da noi e averli illustrato e ringraziamo i nostri lettori che ci hanno seguito. Grazie a voi.